ha scelto Fano per la finale della Lega, della Coppa Italia, per la Lega A3 di volley. Fano è una piazza importante per il volley nazionale. Beh, Fano è sicuramente una piazza storica della pallavolo italiana, quindi non è una storia recente, ma una storia molto profonda per quel che riguarda la pallavolo di Serie A nella nostra penisola. Noi veniamo sempre molto volentieri a Fano perché concorrono due delle condizioni fondamentali affinché noi assegniamo degli eventi alle nostre società. La prima, che ci sia un'amministrazione comunale o provinciale, dipende, o regionale, insomma dipende dagli ambiti, che sia proattiva, che sia vicina alla società e che abbia a cuore il movimento della pallavolo, e qua Fano sicuramente è centrata. La seconda condizione è quella di una società strutturata, di una società che abbia una solidità vera, e Fano questo lo dimostra da anni. È già il terzo evento che facciamo in due anni, e non rifacciamo così tanti eventi nella stessa società, non è una costante questa, quindi significa che noi abbiamo trovato nella società di Fano, dal presidente a tutto lo staff dirigenziale, una catena di persone che sono in grado di organizzare ad alto livello i nostri eventi, che richiedono comunque un profilo molto alto. Noi mettiamo sotto stress le strutture proprio perché riteniamo che la pallavolo italiana, essendo comunque, non a detta mia, ma a detta del resto della pallavolo, la miglior pallavolo del mondo, anche la Serie 3 deve essere la migliore espressione di questa pallavolo mondiale. Ma c'è un altro aspetto di questa iniziativa, quello promozionale, quello turistico, quello della ripercussione nel territorio. Sì, assolutamente, è una delle cose sulle quali siamo chiamati a rispondere alle amministrazioni comunali che investono in questi grandi eventi. Ovviamente per dimensioni sono tutti diversi, però la prima presentazione che noi facciamo quando andiamo a promuovere un evento sul territorio è proprio quella della ricaduta, che è sia economica che valoriale, che di occupazione, perché dipende dalla grandezza del singolo evento, e quindi quello che lasciamo dopo l'evento sul territorio, perché le amministrazioni non sono più chiamate solo a investire i soldi, come dire, a fondo perduto per fare attività sportiva, ma hanno necessità e bisogno di giustificare questi eventi. In questo caso siamo in un periodo destagionalizzato, quindi riempire diverse centinaia di camere o di hotel non è una cosa da sottovalutare, anche i ristoranti avranno ovviamente dei benefici. Qualche lavoratore in più potrà occuparsi durante questa manifestazione, perché ci sarà bisogno appunto di lavoratori, e poi soprattutto la promozione anche dei nostri valori, che sono i valori della famiglia, dell'amicizia, della solidarietà, della non violenza, che sono tutte cose che appartengono a questo mondo che è ampiamente valoriale, quello della pallavolo. Ed ora si prospetta questa finale della Coppa Italia, quindi un'altra prova per quanto riguarda i giocatori. Sì, è una grande opportunità, l'opportunità di vincere un titolo intanto, che manca da Fano da tantissimi anni, dal 2000, quando si vinse l'ultima Coppa Italia Serie 2, e pertanto l'occasione è quella di sabato 2 e domenica 3 marzo di riportare a Fano qualcosa di importante. Sarà molto duro naturalmente, perché le squadre che incontreremo sono molto forti. Sarà però una bellissima festa di sport, ci aspettiamo il palazzetto pieno, due giorni di grande festa, dove la Virtus dimostrerà per l'ennesima volta la capacità di organizzazione di questi eventi, che la Lega poi ci riconosce sempre. E la Smart System punta alla vittoria, ovviamente. Beh, naturalmente puntiamo a fare bene, il meglio possibile. Sarà importantissima la semifinale di sabato contro Mantova, lì capiremo sia in funzione della Coppa naturalmente che in funzione anche del campionato di che pasta siamo fatti. Sarà un bel test, e dovessimo superare lo scoglio Mantova, è chiaro che domenica in finale ci aspettiamo intanto il palazzetto stracolmo di gente, e gente che poi spinga la squadra ad ottenere questo grande risultato.